contattare qualche luogo comune. Insomma, voi eravate una signora squadra anche dal punto di vista della qualità. Qualità, abbiamo detto, grazie a Ronaldo, e l'altro luogo comune è che lui fosse, facesse un po' quello che voleva. Ma no, non è vero, non è vero. Lui non faceva quello che voleva, perché Simone non era l'allenatore che ti faceva fare quello che voleva. Simone era un allenatore che sapeva gestire le persone, voleva rispetto, e Ronaldo gli dava rispetto, perché Ronaldo non si permetteva mai di fare quello che voleva. Cioè, Ronaldo andava gestito come era giusto gestire, cioè, era chiaro Ronaldo, era inutile a Ronaldo fargli fare la pressa, 500 kg di pressa o massacrarlo, o a fargli fare 1000 ripetute che non gli servivano. Ronaldo era un talento da tenere caro, e quello faceva Simone giustamente, e quello che noi calciatori accettavamo era questo, che capivamo che doveva far così, non c'erano gelosie nei suoi confronti, ed era la cosa più bella, perché insomma nelle squadre molte volte nascono delle gelosie che rompono tutte, invece noi accettavamo perché sapevamo che quel talento andava preservato. Qual è l'immagine che ancora ti porti dietro di lui quell'anno? Qual è la cosa più strabiliante che gli hai visto fare? A Mosca, sul fango di Mosca. Sul fango di Mosca, quando eravamo quasi fuori dalla Coppa UEFA, lui è riuscito a passare in mezzo a 3-4 avversari su un campo impossibile. Lì è stata, secondo me, l'immagine del grande Ronaldo. Insomma. Perché in quel momento lì Ronaldo ha dimostrato di essere il più forte calciatore che esisteva in quel momento. Perché riuscire a fare quello che ha fatto era impossibile. E lui è riuscito a far gol, a passare in mezzo a tre avversari, era l'uomo invisibile, sembrava. E quindi è riuscito a realizzare qualcosa di incredibile che ci ha portato poi al passaggio del turno. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.